Allora, l'associazione Poliarte è un'associazione che si occupa delle arti più in generale, si occupa della cultura qui a Roccella, vuole, come dire, introdurre le persone alla pittura, alla poesia, alla musica. Questa sera prepariamo e abbiamo preparato e presenteremo uno spettacolo che si chiama Il viaggio di Ulisse, che è uno spettacolo, più che uno spettacolo esattamente è un evento, è un'esperienza in cui i cantanti canteranno, io racconterò un po' di storie di Ulisse, i pittori mostreranno i loro quadri, ci saranno quindi tantissimi tipi di interventi, parlerà innanzitutto il presidente, che è Mimmo Polli, e sarà circa un'ora e mezza di spettacolo che spero che possa divertire tutti. Di questa associazione sono stato eletto presidente senza avere particolari meriti, perché mi sento solo uno dei soci fondatori. Nel nostro intento, questa associazione vorrebbe costituire una fonte di arricchimento comune a quanti hanno intenzione di confrontare le loro sensibilità artistiche, quali la pittura, la scultura, la musica, il canto, la recitazione, la poesia, la fotografia. Detto questo, cedo la parola all'amico professor Franco Alvaro, che ha voluto ripercorrere con tutti noi il viaggio d'Ulisse. Grazie. Questa esperienza, perché non è proprio uno spettacolo teatrale, non è uno spettacolo musicale, non è una presentazione di quadri, sculture, è tutto questo. E perché abbiamo scelto Ulisse? C'è un motivo. Il motivo è questo. Ulisse. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recitare, ma ti stanno bruciando il mare.